Gigita. Please proceed to the highlighted route. Andiamo. Si parte. Dove andiamo oggi? In un paesino vicino a Aberdeen, sempre della Scozia. Come si chiama? Lo scopriremo dopo. Come al solito, la macchina decide sempre di fare strade alternative. Molto alternative. Strada chiusa, interrotta, aspettiamo il semaforo, anche se non c'è nessuno. Noi aspettiamo. Non abbiamo fretta. Oh, mi ricorda il litorale di Cefalù. Altro semaforo. Aspettiamo. Now turn left. Allora, posso girare a sinistra. L'appena verde, non appena rosso. Mi ha fatto confondere. Allora, arrivati a Stonehaven e stiamo andando a guardare il mare. Sì, stiamo andando a perlustrare la zona spiaggia. Allora, è freddo. È terribile. Quanti gradi ci saranno? Ma secondo me siamo quasi sui 2, 1, sotto zero. Sì. No, c'è molto molto freddo. La cosa graziosa è che praticamente sono scesa dalla macchina e si sono avvicinate subito due persone con un cane graziosissimo che ci hanno fatto i complimenti per la Jeep e si sono messi a parlare, quindi la gente è sempre amichevole, qua si avvicinano, chiacchierano, belle persone. Allora, il mare sembrerebbe per assurdo leggermente agitato, non tanto, perché comunque siamo in Scozia. Ci sono il paesino dà su, tutto sul mare, solo che non sappiamo dove il castello ci dovrebbe essere. L'altra sponda è il castello. Il castello è un po' fuori dalla città, bisogna scendere giù, però non sappiamo se sarà aperto essendo domenica e non sappiamo nemmeno se... Ma quelle sono persone a mare? Sì, stanno facendo selfie. Ok. Spiaggia non esiste, è fatta di sassi e terra, quindi non c'è spiaggia. Però c'è una graziosissima passeggiata creata proprio per pedoni e biciclette. Che noi andiamo a fare. È pieno di cani, ma anche molto belli, guarda questo terreno. Hello! Hello! Ciottoli! Che sgorga a mare! Ancora cani! Non parlare di acqua in Scozia è come non parlare di sole in Sicilia! Ecco!
Però chissà perché hanno fatto questo canale in questo modo e non diretto a mare, proprio che costeggia. Casettine che danno sul... sul mare, sono mi immagino quando c'è tempesta, forse ci arriva l'acqua anche lì. Però sarà bello. Molto pauroso. Cos'è? Qua spiega un po' che tipo di animali si possono osservare da qua. Ci sono delfini, passi, foche, gabbianelle. Allora, il cartello ci indica che da qua si possono avvistare delfini, foche, puffin, che sono quelli simili ai delfini. E ci vengono pure a depositare le uova. Solo che credo stiano facendo dei lavori perché qua l'acqua è molto potente. Sì, magari inverno pure, magari si è là, perché la passerella è fatta in legno. Guarda, la panchina messa a due passi dal mare, a cestino dove si può fare picnic. Potevo portare le pizze. È un po' freddino per mangiare qui. Cosa è fatto? Delfino fatto di metallo. Metallo qua. Dentro ci sono pietre. E pietre. Capitano, e dopo portò di nuovo indietro questa nave tu a Stonehaven per vedere sua madre l'ultima volta. Sembra SpongeBob fatto con... Oh, assurdo. SpongeBob in metallo. Ma questa scultura credo che sia molto antecedente al cartone animato. Diritti d'autore. Questo dovrebbe essere il porticciolo di Stonehaven. Ci siamo arrivati a piedi tramite la passeggiata. È molto particolare. Io penso che queste baracche siano pure baracche dove magari poi infatti ci sono le nasse, portano il pesce, il pescato qua. Meraviglioso. Questa diciamo che è la parte finale di Stonehaven. Poi superando questa collinetta, scusa c'è una macchina, non voglio morire. Dietro questa collinetta ci dovrebbe essere la strada per andare al castello. Girando attorno al golfo c'è tutta quest'area con queste questi strumenti antichi. Non sappiamo esattamente cosa è, ma io ho supposto che possa essere un macchinario per riavvolgere reti o qualcosa del genere, perché il borgo sembra un borgo marinaro. Sì, magari proprio ci vivevano pescatori, o magari ancora ci vivono. Infatti ci sono targhette, panchette con Morrison, James Morrison, Lower in Memory. Sono panchette in memoria di persone. Qua c'è un altro macchinario. Magari
sono dei telai, non lo so. È un museo questo, a quanto vedo. Museo di? Tollbooth Museum. Prima era l'ufficio dello sceriffo della contea ed era anche una prigione, che poi è stato chiuso ovviamente, fortunatamente. The Old Pies. Il negozietto sarà di buone torte. Pasticceria. Pasticceria senza dolci. Magari sto andando in chiusura visto che è domenica. Ah vabbè, un cornetto 3 stelline. All'incirca 4 plain, euro. Quindi vuoto. E ovunque ci sono queste panchette, la gente si può sedere, diciamo c'è il rispetto per il bene altrui. Noi siamo qua, in questo punto. Spiega i commerci, la pesca che era fatta, penso tuttora sia fatta qua. C'è una mappa che spiega i vari punti importanti da vedere di tutta questa area che abbiamo... che stiamo girando. Ecco, qua spiega oggi cosa si pesca in questa zona. Quindi prawns sono i gamberi. Gamberi. Gamberi, aragoste e i granchi marroni. Velvet crab sono quelli sul viola, non so il genere. Sì, praticamente tutti quelli che noi chiamiamo frutti di mare. Quindi è un mercato molto, cioè ancora attivo del sì, pesce. Sì, ci lavorano, infatti ne abbiamo visto e ci sono le nasse. Penso che oggi saranno anche già fuori a pescare perché barche non ce ne sono. Ce ne sono poche, pochissime. Molto carino, faccio una Insomma, sembra un paesino turistico, non tanto un paesino così che capita di incontrare nella Scozia, è proprio un paesino turistico questo. Una piccola Edimburgo, diciamo. Sì. Che però è incentrata proprio sul mare, sulla pesca, perché ovviamente penso che sia quella la loro fonte principale di economia. Un altro alberghetto. Qua stanno ristrutturando. Ma ci sono nasse giù. Oh. Sì. Stanno ristrutturando con tutte le nasse. Magari ne hanno usate qua per la domenica. Magari durante la settimana organizzeranno anche giri turistici nelle barche, non lo sappiamo, perché visto che c'è anche l'attrazione di animali marini come i delfini e le foche, sicuramente faranno dei giri turistici. Sì, magari più in estate. Forse è. Ah, non male. Non male. Cercano anche persone vacances. Cos'è un alberghetto? Cos'è? No, CCE? Stanze and suite. Davanti al, praticamente al porticciolo. Esattamente. Carino. Carino. Io ce lo vedo un alberghetto qua con un vito a cucinare. Io alla reception. Bello. Ce lo compriamo? Vediamo. Insomma, dipende dai punti di vista. Aspetta, io la paragono con i porticcioli che ho visto in Inghilterra, tipo Liverpool,
posti del genere l'acqua è proprio marrone e sembra uscita, no? Dalla fogna. Sì, vabbè, magari è più mossa qua. Panchette, panchette. Vabbè, comunque in estate, ora siamo in inverno. Ho trovato l'attività ideale. Ora ci compriamo quell'alberghetto, ci compriamo anche una barchetta e facciamo d'estate le gite e d'inverno teniamo le persone al calduccio. Pizza su barca. Esattamente. Bello. Bello. Qua ti dicono che da qui non si può accedere al castello. La strada finisce, quindi penso che sarà qua dietro. Qua dietro, qua sopra ci sarà il castello. Allora il castello di Stone Haven praticamente è in mezzo al mare. Si ci arriva è sopra un promontorio. Avvise di divieto o balneazione, ovviamente. Dico io, chi è sto pazzo che si fa farebbe il bagno qui? I surf in estate, sì. Ora è tutto chiuso. Là ho visto delle, sai, le vetrinette che abbiamo visto anche a Tembi nelle capannine, quindi penso che qui facciano fare proprio i giri nelle barche, magari offrono anche la possibilità di pescare come era a Tembi. Red Bull. Sebbene Stone Haven sia una località che accoglie il turismo, purtroppo non offre molti servizi e il centro non è particolarmente vissuto dai locali. Le uniche attrazioni sono la passeggiata lungo la spiaggia, il museo e il castello di Dan Ottar, ma quest'ultimo lo vedrete nel prossimo video, quindi iscrivetevi al canale, mettete un like, fateci sapere se il video vi è piaciuto e attivate la campanella per ricevere le notifiche. A presto!